tuoi sogni, vivi la realtà. Con Sport Piceno Game, la velocità è libertà. Anche la Moto 3 al Misano World Circuit per la sua gara del sabato nel contesto del quarto round del Dunlop Civ Round Bardal, con la pole position di Marcos Ruda, ma gara accorciata di due giri da 12-10, gara bagnata visto il temporale di poche ore prima, e quindi ci si aspetta una condizione diversa, e in effetti lo spettacolo c'è, ma non è quello solito. Non c'è la consueta fuga di Marcos Ruda ed Elia Bartolini. Ci provano questi due piloti, ma con loro ci sono anche uno strepitoso Christian Lolli e un altrettanto bravo ed efficace Emanuele Andrenacci, il pilota del Cecchini Racing Team e del WeRace SM Post Corse, lì a giocarsela. Non siamo abituati a vedere Marcos Ruda che non fa segnare giri record e addirittura subisce l'attacco di Lolli, che rischia tantissimo, ma si ricompone all'esterno. Elia Bartolini lo va ad attaccare, i due guadagnano terreno su Ruda e Andrenacci si getta all'interno. Elia Bartolini cercando nelle fasi finali un allungo decisivo e purtroppo finisce giù, botta anche abbastanza severa per lui, peccato, grande occasione persa. Chi non perde invece tempo è uno straordinario Christian Lolli, Cecchini Racing Team, che prende margine, vantaggio, secondi pochi, ma quelli che bastano per andare a vincere. Super Christian Lolli vince, straordinario, grande vittoria davanti ad Andrenacci, soltanto terzo lo spagnolo Marcos Ruda, che comunque porta a casa punti pesanti in vista del campionato. Pista bagnata, gara ridotta a 10 giri, ma scatta nella giornata di sabato al Misano World Circuit Dunlop Civ Round Bardal, il quarto della stagione, la pre-moto 3 dopo la Super Sport 300, con la pole position di Edoardo Savino, che deve però cedere a Pritelli la prima posizione. Nelle prime fasi scatta bene anche Christian Borrelli. Oh, una gara ovviamente da tanti colpi di scena, e Primo lo regala con un salvataggio fantastico da Avenger, veramente un fantastico Christian Borrelli. Purtroppo Savino out, e non è l'unico, finisce fuori anche Dal Bosco. Fase di gara molto complicata, la pista è ancora molto bagnata, i piloti non hanno avuto possibilità di prendere confidenza se non con due giri di warm up lap, ma ovviamente non bastano. Davanti grande show con Aguilar Carbaglio, con Gabarrini, con una super Luana Giuliani, ma arriva con una rimonta furiosa su anti giri veloci Christian Borrelli, che va a guadagnare sul Giuliani la terza posizione, poi Gabarrini e Aguilar Carbaglio in bagarre, ne approfitta al tramonto con una traiettoria strettissima aderente al cordolo Christian Borrelli per passare al comando. Ci si aspetterebbe una fuga da parte del pilota del Buccimoto Factory, e invece no, non riesce ad allungare negli ultimi due giri, addirittura subisce l'attacco di Alessandro Aguilar Carbaglio, Team Leopard Rocket Enedea, che va a cogliere un insperato successo, anche se frutto di una gara meravigliosa, bellissima, lo ricordiamo, scattava dalla dodicesima posizione davanti a Borrelli, Gabarrini e Luana Giuliani, che chiude comunque con uno straordinario e bellissimo quarto posto. Della Racing Night, il main event, il momento clou della stagione per il Dunlop Civ Round Bardal, quarto appuntamento della stagione Misano World Circuit. Dalla pole position Michele Pirro, ma subito all'attacco la white card d'eccezione Dominic Egerter, due volte campione del mondo Super Sport e una volta campione del mondo Motoway. Ci prova lo svizzero, ma ad attaccare è subito Alessandro Del Bianco, uno dei principali indiziati per provare a rompere le uova nel paniere a Michele Pirro, che vorrebbe fare poker e vincere la quarta Racing Night consecutiva. Intanto Luca Bernardi approfitta del calo di Egerter e, dopo averlo seguito per alcuni giri, lo attacca alla quercia e guadagna la terza posizione. Del Bianco in coda a Pirro, un ritmo di gara elevatissimo per questi due piloti, poi la quercia passa Del Bianco a due giri dalla fine. La risposta arriva però in prima variante del parco per Michele Pirro, che chiude tutte le porte. È un ultimo giro da urlo,
urlo con la Ducati Barney Spark Racing davanti alla Yamaha DMR Racing. Ci prova all'inserirsi ancora Del Bianco, ma in percorrenza, in velocità, imprendibile la Misano. Michele Pirro che fa 4 vittorie alla Racing Night, fantastico risultato per lui e per Ducati Barney Spark Racing. Secondo Alessandro Del Bianco con la Yamaha DMR Racing, ottimo Luca Bernardi con la Aprilia nuova M2 Racing, ma una volta di più il re è Michele Pirro. Dunlop Chip, quarto round, round bar dal Misano World Circuit. È il weekend della Racing Night, ma è anche il weekend della Super Sport 300 che va ad aprire il programma delle gare del sabato sotto un'acquazzone incredibile che ha portato a più riprese a ritardare l'avvio della gara. Dai 12 giri iniziali si scende fino ad 8. Scattava dalla pole position Emanuele Cazzaniga, ma il numero iniziale di Marco Troiolo, fantastico il pilota del Leopard Academy by Rock Andea, con la sua Yamaha guadagna tantissime posizioni, ma a risalire dal fondo è anche super Salvatore Germano, bravissimo con la Kawasaki del team Chiodo Moto Racing. Con loro prova a rimanere Nicola Plazzi, un po' più in difficoltà i protagonisti del campionato, a parte evidentemente Emanuele Cazzaniga che riesce a rimanere nelle prime posizioni, scavalca Troiolo, si porta al secondo posto, poi Marco Troiolo risponde, mentre là davanti Salvatore Germano continua ad accumulare margine e vantaggio. Benissimo anche il rientrante Kevin Sabaducci, molto efficace con la Kawasaki dell'MCR squadra corse Prodina Junior. Improvvisamente crollano i riscontri cronometrici di Cazzaniga, un finale spettacolare con l'attacco finale di Salvatore Germano che risponde a Marco Troiolo e va a vincere. Vince Salvatore Germano, Chiodo Moto Racing, Troiolo in seconda posizione, terzo Kevin Sabaducci e quarto Emanuele Cazzaniga. Attesissima, arriva il momento della Racing Night al Dunlop Chip Round Bar, dal quarto appuntamento della stagione. Ad aprire le danze e a scoprire il sipario è la 600 Next Generation. Si parte con Leonardo Taccini in pole, ma subito attaccato da Davide Stirpe che scattava al suo fianco. Grande entusiasmo, tantissimo pubblico sulle tribune, piloti pronti a tutto per portare a casa questa magnifica vittoria in questa serata davvero indimenticabile. Taccini infatti reagisce, si va a prendere la prima posizione, ma della partita rimane Stirpe, un Lorenzo Dalla Porta che è molto aggressivo, ha velocità, non vuole perdere tempo, scavalca Stirpe e porta al secondo posto la Yamaha dell'Alto Go Racing, mentre vi ricordiamo Taccini in gara con la Ducati del Cecchini Racing Team. Ottaviani, Stirpe e Mantovani in bagarre per il terzo posto, appena più indietro alle loro spalle abbiamo un ottimo Stefano Valtunini che però durante la gara non riuscirà mai ad agganciarli definitivamente. È scontro aperto tra Dalla Porta e Taccini, vanno avanti così per un po' di giri, a due giri dalla fine però rompe gli indugi Lorenzo Dalla Porta che attacca, risponde Taccini, ci riprova Dalla Porta, vanno così affiancati a un finale di gara memorabile tra questi due grandissimi campioni che le provano tutte. Poi arriva il momento decisivo, la quercia è davanti Dalla Porta, va di traverso, lungo, largo, sbaglia, fatica anche a riprendere velocità, non se lo fa dire due volte Taccini che allunga con grandissima decisione e poi si presenta con un minimo margine, ma quello che basta, all'uscita della Misano per salutare la bandiera a scacchi e cogliere una bellissima, grandiosa vittoria per lui. Cecchini Racing Team, secondo posto per Lorenzo Dalla Porta con appunto l'Alto Go Racing Yamaha e poi Luca Ottaviani che porta l'MV dell'Extreme Racing Service in terza posizione davanti a Mantovani e Stirpe. Sport Piceno Game, la passione per i motori è il nostro nome. Accendi i tuoi sogni, vivi la realtà con Sport Piceno Game. La velocità è libertà.